Un pareggio come quello tra Genoa e Fiorentina può anche essere considerato una mezza sconfitta, specie per i Viola fino a un quarto d'ora dal termine in vantaggio. Sono comunque i genovani a partire meglio, Scuravi approfitta dello sbandamento della difesa Viola, ma spreca con questo tiro sbilenco un'ottima occasione. Al dodicesimo altra ingenuità della difesa Viola in maglia bianca, ancora una volta si fanno trovare scoperti i difensori, Onorati va via tutto solo ma cischia troppo e si fa togliere la palla da Marzio Santos. Si fa vedere al sedicesimo Rui Costa che conclude con questo bel tiro a volo colpendo il palo dopo che però l'arbitro Bechtin ha fermato il gioco per un fallo precedente di Battistuta. Ancora la Fiorentina con Rui Costa che pesca Tedesco, grande la risposta di Tacconi. Al ventitreesimo a conferma ancora dell'ottimo momento dei Viola c'è questa occasione per Baiano in seguito a una mischia, la girata passa alta sulla traversa. E la ripresa si apre sempre nel segno di Baiano. Ottimo lo spunto dell'attaccante, il cui destro va poco lontano dai pali di Tacconi. Al ventiquattresimo la Fiorentina è in vantaggio, doppio scambio Baiano-Battistuta, l'argentino si incunea bene in aria e con questo ottimo sinistro batte Tacconi, seconda rete in campionato per Battistuta. La reazione del Genoa si concretizza con questo colpo di testa di Torrente sul calcio d'angolo e poi arriva il pareggio al trentatreesimo. Sono quattro i giocatori in posizione di fuorigioco del Genoa, ma Bechtin li considera tutti ininfluenti. Parte invece in posizione regolare Onorati, che batte Toldo. Il replay, che adesso vi mostriamo, evidenzia però la deviazione decisiva di Malusci sulla conclusione di Toldo e quindi è giusto parlare di autorete del difensore Viola. Dunque concluso in parità il duello tra il portiere più giovane e quello più vecchio del campionato. Parliamo di Toldo.